Salve popolo di YouTube, oggi voglio parlarvi di Daredevil, edizione Director's Cut. Allora, questa è praticamente Daredevil, per chi non lo sapesse, è un eroe supereroe della Marvel, un popolarissimo fumetto della Marvel, e nel 2003, cioè qualche anno fa, è stato praticamente realizzato un film per il grande schermo ispirato a questo supereroe. E qualche tempo fa è uscito in DVD appunto una Director's Cut, cioè una edizione del film con 30 minuti in più di scene aggiuntive. Allora, partiamo subito col dire che questo film in originale era una cagata pazzesca. Il problema principale di questo film si chiama sceneggiatura. Infatti, la sceneggiatura è veramente qualcosa di molto pasticciato, personaggi sviluppati molto superficialmente, poco approfonditi, buchi di sceneggiatura nel senso di tutto, proprio in mani dei gran salti così temporali, insomma un disastro. Cosa mi piace più premere a me, però preme molto parlare di questo film, perché io sono un fan del personaggio Daredevil, e quindi questo film sono stato molto curioso di andarlo a vedere al cinema, e sono stato molto curioso di prendere questa Director's Cut per vedere se i 30 minuti aggiuntivi, di scene aggiuntive, mettessero, cioè avessero comunque migliorato il film mettendogli delle toppe, insomma, dove doveva esserci. In realtà no, sono stato deluso anche da questa volta, perché le scene aggiuntive praticamente aggiungono una sottotrama al film, e quindi aggiungono roba e non tappano i buchi invece che dovevano essere tappati prima. C'è un po' di scombinamento di alcune scene, è approfondito molto di più il rapporto che c'è nella parte iniziale tra il figlio e il padre, David figlio e suo padre, quindi sono delle scene aggiuntive che parlano di questo rapporto, rovinate però dall'attore che interpreta il padre, che è veramente pessimo. E del resto niente, come al solito, come dicevo prima, non c'è stata nessuna miglioria dal punto di vista della sceneggiatura, semplicemente si è aggiunta della roba in più. Allora, parliamo un attimo del casting. Il casting di questo film è stato molto controverso, soprattutto per quanto riguarda la figura di Kingpin, ma ne parliamo dopo. Iniziamo con dire di Ben Affleck che interpreta Daredevil. Diciamo che è non è una scelta sbagliatissima, nel senso che come physique role Ben Affleck sta benissimo a fare Devil. Il problema è proprio la recitazione, che rovina completamente il personaggio, che forse è l'unico personaggio che la sceneggiatura riesce a trattare in maniera decente, però viene rovinato dalla prestazione artistica di Ben Affleck, chiamiamola così. Altro personaggio principale è Elektra, questa qui, interpretata da Jennifer Garner, nostra amica di Alias, Sydney di Alias, e praticamente lei come attrice sta molto bene a fare Elektra, che è una sorta di amante nemica di Devil, e solo che ovviamente è la sceneggiatura che non sostiene molto bene questo personaggio, lo presenta in maniera molto superficiale, racconta il suo dramma interiore che la trasforma appunto in Elektra in maniera molto molto semplicistica, insomma banalizza molto il personaggio. È un problema più di sceneggiatura che di scelta, di casting, diciamo. Poi abbiamo Bullseye interpretato dal nostro amico Colin Farrell, eccolo qua. Allora, devo dire che per me Bullseye è uno dei cattivi della Marvel più belli che esistono, insomma, perché un killer abilissimo, completamente schizzato e fuori di testa. Devo dire che Colin Farrell riesce abbastanza bene a renderci la pazzia di questo personaggio. Il problema è che forse, ma forse questo è anche qui, c'è il zampino sempre degli sceneggiatori, è un po' macchietta rispetto al personaggio del fumetto, insomma, è un pochettino più superficiale anche lui, quindi più quasi più una spalla comica che una vera minaccia, un vero killer che incute terrore. Vabbè, a parte questo, poi arriviamo a Kingpin, cioè il nostro Kingpin è stato molto criticata questa scelta all'epoca, scegliere praticamente di far interpretare Kingpin a John Coffey del Miglio Verde, adesso non mi sfugge il nome,
di Duncan. E allora, io avrei una cosa da dire su questo, che Kingpin, il problema appunto è che Kingpin è uno dei personaggi più bianchi dell'universo Marvel, e invece in questo film appunto è stato interpretato da un attore dalla pelle nera. Allora, il mio problema non è tanto quello di attinenza, diciamo, visiva, diciamo di fisionomica, perché sì, Kingpin è bianco e l'attore è nero, ma non è questo, a me questo non ha mai dato fastidio, anche perché fastidio, insomma, a parte le implicazioni razziali, razziste, che si possono facilmente fare, ma non ci interessano neanche queste. Quello che secondo me è l'importante di questa cosa è che cambiare colore a Kingpin significa cambiare in un certo senso il suo background. Perché se nei fumetti Kingpin fosse stato un personaggio di colore, sicuramente il suo background non sarebbe stato quello che poi si sia visto nelle storie successive dei fumetti. Quindi cambiare il colore di Kingpin è cambiare in un certo senso le sue radici, secondo me, perché un boss mafioso di colore sicuramente avrebbe un background diverso da un boss bianco. Questo però il film, su questo il film non incide molto, perché il film non ci spiega assolutamente niente del background di Kingpin, quindi allora a questo punto posso anche dire che la scelta di Duncan come Kingpin può essere anche azzeccata. Allora, più o meno ho detto quasi tutto quello che volevo dire. A me di solito in queste recensioni piace molto parlare del casting, dei personaggi, di come sono sviluppati, perché nelle trasposizioni da fumetto a film i personaggi sono fra le cose più immutabili che sono, cioè almeno le cose sono essenzialmente le cose che rimangono immutabili da un medium all'altro, perché essenzialmente la trama può cambiare per esigenze, no, di tempi, di sceneggiatura, ma i personaggi invece devono essere sempre resi nella maniera più simile possibile all'originale. Quindi è per questo che io di solito nelle mie recensioni su questi film, su queste trasposizioni, mi piace molto parlare dei personaggi e del casting. Quindi riassumiamo ancora tutto: sceneggiatura schifosa, un casting un po' così controverso, e poi che dire, cosa salvare di questo film? Diciamo, ci sono delle scene d'azione abbastanza orchestrate abbastanza bene, molto cinematografiche, ma l'unica cosa, direi, la cosa più positiva del film. Ah, un'altra cosa, effetti speciali, anche questi non sono fatti, sono fatti molto in economia, ma secondo me è uno degli aspetti meno importanti di queste trasposizioni. Insomma, gli effetti speciali secondo me devono essere più funzionali che centrali in azione. Vabbè, per oggi adesso mi sembra di aver detto tutto quello che volevo dire su Daredevil, e niente, ci becchiamo la prossima volta.